Nella lezione numero 13 ci viene proposta una nuova nota, il Si bemolle acuto, che si fa con le posizioni che già conoscete, quindi posizione del TA e del P, con il portavoce. Il Si bemolle acuto viene scritto sopra il pentagramma e ha un taglio in gola. Se andiamo a vedere sul libro, lo vedete qui, Si bemolle, qui sopra il pentagramma con un taglio in gola, il bemolle, e può essere suonato con la posizione TA o con la posizione P aggiungendo il portavoce. C'è un nuovo segno di tempo, ossia il tempo moderato, che è un tempo un po' più lento dell'allegro, quindi né troppo lento né troppo veloce, diciamo un calmo. E poi abbiamo questa figurazione ritmica della nota di un quarto con il punto vicino ad un ottavo, ossia questa. 1, 2, 3. La prima nota vale 3 ottavi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il primo studio che andremo ad affrontare è staccato blues, con Si bemolle in chiave, e vi consiglio, prima di iniziare a studiare questa melodia, questo studio, ripassate, risuonate la scala di Fa maggiore su tutta l'estensione dello strumento che conoscete. La scala di Fa maggiore è quella che ha Si bemolle in chiave. Nello staccato blues dovete stare attenti a lo staccato, tutte le note sono staccate con il puntino, se ci fate caso, a tutti i Si bemolle che dovete suonare con la posizione P, che siano Si bemolle medi o Si bemolle aguti, cioè con il portavoce, sempre con la posizione P. Suonerò una volta questo brano aiutandomi con un metronomo alla velocità di 100 senza ritornello. Voi state attenti perché c'è il ritornello, e se avete le basi del libro aiutatevi con le basi appunto per studiare. Se la base è troppo veloce, studiate senza base ad una velocità inferiore di 100 e poi pian piano arrivate a 100. Velocità di 100. Conto 4 per iniziare. 1, 2, 3, 4. Attenzione alle note di un quarto che non hanno il puntino sopra, quindi non devono essere suonate troppo corte. Ad ogni fine frase c'è sempre una nota di un quarto che non ha il puntino. Passiamo al secondo studio, il funambolo. È un brano che non ha la base, quindi deve essere suonato soltanto con lo strumento, solo voi, e abbiamo l'indicazione moderato come tempo. Se avete un metronomo del genere, ma anche nei metronomi digitali come app, il moderato corrisponde ad una velocità dai 108 ai 120. Quindi non una velocità veloce, ma nemmeno una velocità lenta. Suonerò questa melodia ad una velocità di 108, cioè la velocità minima del moderato. E questo brano è un brano che ha Si bemolle in chiave. Attenzione alle note legate e alle note staccate. Attenzione anche che c'è un Si bequadro da fare. Gli altri Si devono essere suonati con la posizione P. E poi abbiamo il ritornello che ci fa tornare da capo, e la seconda volta dobbiamo saltare alla casella 2. Io suonerò questo brano rispettando tutti i ritornelli ad una velocità di 108. Se è troppo veloce, abbassate la velocità a 80 e pian piano aumentate fino a 108. 3 per iniziare a suonare. 1, 2, 3.
attenzione sul secondo rigo, perché il primo sì che incontrate è B4 e ricordatevi che il secondo sì che incontrate torna ad essere bemolle. Vi ricordo che se è troppo veloce a questa velocità, iniziate o studiate ad una velocità di 80, così. Vi eseguo solo le prime quattro battute. 1, 2, 3. Passiamo all'ultimo esercizio della prima pagina, Lil Peter. Aggiungi le virgole nei posti giusti quando avrai imparato la canzone e prova a suonarla partendo dal sol grave. Allora, prima vediamo che cosa c'è scritto e poi spieghiamo che cosa vuol dire partire dal sol grave. Non avete nulla in chiave. Il ritmo è molto semplice perché avete crome e note di un quarto. State attenti alle note con il puntino sopra che devono essere suonate, staccate, corte, e state attenti anche alle dinamiche. Il primo rigo deve essere suonato tutto piano, il secondo rigo deve essere suonato tutto forte. Suonerò questo brano ad una velocità di 80, anche se c'è scritto moderato, quindi facciamo a 100, una velocità di 100. Voi lo potete suonare anche più lenta. Conto 4 per iniziare. 1, 2, 3, 4. C'è il ritornello. Ora, che vuol dire suonarla partendo dal sol grave? Vuol dire che tutte le note scritte sul pentagramma si trasformano. Il do si trasforma in sol, il re si trasforma in la, il mi si trasforma in si e così via. Dovete fare una trasformazione, un trasporto, si dice in musica. Quindi, al posto di suonare questo, trasformiamo le note e viene so, so, sol, la, si, si, si. Provate a farlo da soli. Attenzione perché potrebbe esserci la possibilità di dover utilizzare o i bemolli o i diesis per far uscire la stessa melodia. Andiamo avanti e andiamo adesso a vedere Alouette, che è una canzone famosissima francese, popolare, della tradizione popolare francese. Qui avete fa diesis in chiave e dovete stare attenti a quello che ho spiegato all'inizio, alla cella ritmica della nota di un quarto col puntino vicino ad una croma. Mettiamo ad una velocità di 80. E proviamo a fare, per capire bene il ritmo, il primo rigo del duo ritmico che corrisponde al ritmo della melodia. Questa cellula ritmica, lo ripetiamo, cioè la nota col puntino, la nota di uno col puntino vicino alla croma, è così. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La nota col puntino vale 3 ottavi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il duo ritmico sarà questo. 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3. Provate a farlo insieme a me. Un'altra volta. 1, 2, 3, qua. E adesso andiamo a suonare Alouette con lo stesso ritmo. Attenzione a fa diesis in chiave e attenzione alle note legate staccate. Conto 4. 1, 2, 3, 4.
fatta ad 80, abbassate la velocità a 64 e la risuonate, cercando di velocizzarla poi, una volta imparata lenta, la velocizzate. E così via. Andiamo a studiare, a spiegare l'ultimo brano della lezione numero 13, in meinem kleinen Apfel, un brano di Mozart, semplicissimo. State attenti al sistema in chiave e state attenti anche al ritornello, c'è casella 1 e c'è casella 2, vuol dire che iniziamo a suonare il brano, una volta che arriviamo sul secondo rigo, la prima volta leggiamo dove c'è la casella 1, ritorniamo al ritornello e la seconda volta saltiamo alla casella 2. Non è un brano veloce. Occhio alla velocità delle crome e alla velocità delle semiminime. Utilizzate il metronomo o utilizzate la base del libro per aiutarvi. Mettiamo ad una velocità di 80. Il brano inizia in levare per iniziare a suonare con terò 3 e lo suonerò con il ritornello. 1/4 col puntino vicino ad un'altra croma, quindi il ritmo sarà pa pa pa, re mi fa si la do sol do fa. Ricordate sempre di studiare la scala di fa maggiore all'inizio di questa lezione su tutta l'estensione che conoscete, perché vi servirà per poi affrontare lo staccato blues, il funambolo e l'ultimo brano appunto di Mozart. Se avete problemi o difficoltà, scrivetemi.